l'intervista la deve fare lui. ADR, a domanda rispondo. No, sì, buongiorno, siamo nella cucina di Regina Bistecca con lo chef e con Stefano Falorni, un personaggio oltremodo famoso a tutti coloro che amano mangiare bene. Certo. Oggi ci ha portato i suoi prodotti a chilometro zero, quindi tutti toscani di provenienza. E adesso Stefano ci dice cosa sono che girano là sullo spiedo scoppettante. Racconta. No, i prodotti, come l'ha detto lui, sono nati, sono il pollame, maiale, spiegatelli, pane, tutto quello che c'è nell'arrosto, l'hanno chiamato arrosto toscano, ma in sé è proprio carne nata, allevata, sezionata in Toscana. Bene, tutto. Pollo, anche pane toscano. Sicuramente. E a parte questo, è oggi un'occasione particolare, ma il giro arrosto lo fate sempre? C'è una tradizione domenicale, si cerca di riportare intorno alla tavola il vecchio giro arrosto, prima si andava a mangiare fuori porta, adesso si mangia all'ombra del cupolone. Bene. E lo chef, qual è la sua specialità? La nostra specialità? Qui sono le bistecche. Bistecche come? Di che razza? Abbiamo dalla chianina alla marchigiana, che sono i GP nostre, fino a carni estere come può essere una polacca o una black angus. E allora, visto che sei il titolare, qual è quella che ti piace di più? Che consiglieresti? Devo essere sincero, come i figli, sono tutte buone, perché ognuno ha caratteristiche diverse. No, bello. No, perché è come i vini, bisogna un po' intendersene, magari andare a cercare la tenerezza in una, il sapore un pochino più accentuato in un'altra, quindi un po' questo è il divertimento di avere vari cani. Allora, venire a Regina Bistecca, l'ideale sarebbe fare una degustazione di bistecche. Un assaggio di diverse, anche esatto. Bistecche, per capire una differenza. Sì, esatto. Bene, allora intanto oggi per fuori di test assaggiamo questo bel arrosto girato. Buon appetito a tutti.